Al via da ieri la 26esima edizione di Cartoons on the Bay, il Festival internazionale dell'animazione che colorerà Pescara fino al prossimo 5 giugno. L'evento è promosso dalla RAI, organizzato da RAICOM. Colorato, visionario e mai fermo, nonostante i 2 anni terribili appena trascorsi, Cartoons on the Bay torna sul mare, quello del nostro Abruzzo, e da ieri ha invaso Pescara con la sua carica di linguaggio e contenuti all'avanguardia. Tanti gli appuntamenti tra l'Aurum, il Cinema Massimo e Piazza Salotto, ben 350 le opere in concorso, con 44 paesi rappresentati, anche Russia e Ucraina. Il direttore artistico Roberto Genovesi. Abbiamo costruito un programma, un progetto in modo da trasformare veramente in 5 giorni la città di Pescara in una città dedicata all'animazione, ai fumetti e ai videogiochi. Come sta rispondendo la città? Già l'anteprima ieri sera di Jurassic World Dominion ha visto la sala praticamente sold out. E nei giorni precedenti mi parlano di 1200 bambini nel programma scuole, i miei collaboratori e le mostre che abbiamo inaugurato in queste ore, come potrete poi vedere, sono già piene di pubblico interessato. E il cartone animato è un modo di vedere la realtà di oggigiorno. Come linguaggio può essere uno strumento utile per far capire in maniera abbastanza chiara, non semplice perché il cartone animato non è una cosa semplice, in maniera chiara quali sono i valori non negoziabili. In un momento come questo, in cui i valori non negoziabili sono negoziabilissimi, perché lo vediamo a livello internazionale, forse attraverso il mondo dell'animazione e quelli che sono i suoi simboli si può raccontare un'altra realtà. Soddisfatto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. È entrato nello spirito della manifestazione con questa cravatta. Beh, non a caso, penso di aver fatto un gran lavoro per portarla qui, quindi sono molto contento finalmente di vederla, diciamo, all'opera. Parliamo di questa manifestazione che fa di Pescara la capitale dell'animazione. Nazionale e internazionale, questo è uno dei più grandi eventi internazionali dedicati al cinema di animazione, al cinema transmediale e a tutta la cultura che gira intorno, dal fumetto al videogioco, alla letteratura di genere. Ed è un comparto molto, non è un cinema di nicchia, è un comparto molto importante, forse potrei dire anche quello trainante dell'industria cinematografica, quindi penso che sia un passo molto importante per internazionalizzare l'Abruzzo. La città di Pescara e l'Aquila, quando faremo lo spin-off all'Aquila, questo prossimo dicembre, e finalmente metterci sulla strada giusta per portare il grande cinema in Abruzzo.